Alla fine eccoci qua, siamo arrivati al primo anniversario della nascita del mio canale YouTube. Tutto iniziò il 10 settembre 2014, stavo cazzeggiando a casa insieme a mio cugino Mattia, o Just Matti come volete voi, parlando di argomenti più disparati. A un certo punto abbiamo nominato la parola YouTube e abbiamo parlato per tutto il pomeriggio dei nostri YouTuber preferiti, dei video visti eccetera eccetera. Alla discussione si aggiunse anche Matli93, fratello di Just, che ai tempi gestiva un canale interamente dedicato al Gubbio Calcio, Channel 5 Colli. Da quel momento nella testa di entrambi si accese una lampadina. Perché non parlare e condividere con il mondo del web le nostre idee e le nostre passioni? Personalmente era un'idea che avevo in testa da tempo, ma per via della scuola e soprattutto della vergogna avevo deciso di accantonare. Ora però avevo una spinta in più per iniziare, mi sentivo più pronto e non avevo più paura di mostrarmi in pubblico. 2 giorni dopo quindi, insieme alla mia ragazza, creai il canale YouTube. Ma che nome dargli? Decidemmo insieme che Gladiatore Giallorosso 94 era un nick perfetto, perché solo leggendolo faceva capire di quali argomenti si parlasse in quel canale. Pronti via e subito primo video da caricare. Il primo video non fu sulla prima partita di campionato, bensì sulla seconda, Empoli-Roma 0-1. Si può notare non solo la regia della mia fidanzata che aveva deciso di zoomare all'improvviso durante il video, ma soprattutto la mia timidezza essendo la prima volta che mi esponevo al mondo del web. Dopo averlo caricato lo feci vedere ai miei amici e restai in attesa. Vidi che pian piano le visualizzazioni e gli iscritti stavano cominciando ad arrivare. Niente di eccezionale ovviamente, ma già il fatto che 80 di persone aveva visto il mio video era una cosa positiva. Per qualche mese feci soltanto video post partita e sempre sul letto della mia camera, cercando di migliorare volta per volta. Arrivarono i primi commenti di apprezzamento e dopo qualche settimana conobbi Sigwolf, anche se adesso preferisco chiamarlo Simone. Iniziai a seguire i suoi video e dopo poco tempo cominciamo a chiacchierare su Facebook per scambiarci idee e consigli. Posso dire che se sono migliorato molto è anche merito suo, che si è trasformato da insegnante e mi ha aiutato a muovermi all'interno di YouTube. La prima collaborazione fu uno stupido sketch dopo Genoa-Juve e da lì cominciai a crescere ancora di più, partecipando a live e iniziando ad usare un intro personale. Decisi poi di aprire la rubrica Talking About, parlando di tutti gli argomenti inerenti al mondo del calcio, ed anch'essa fu molto seguita. Conobbi Samuele De Morelli, primo tifoso non della Roma che iniziò a seguirmi e divenni suo amico in fretta. Cominciai a fare i primi scleri, che nell'arco della stagione si moltiplicheranno, ed arrivarono anche i primi sfottò dei napoletani, che per fortuna non mi fecero né caldo né freddo. E a proposito di napoletani, conobbi anche Peppone Cuore Azzurro, che ben presto divenne un amico con cui scherzare ogni giorno molto amichevolmente. Passarono le settimane e i primi traguardi venivano raggiunti, 250 iscritti, 350, 400, 500 e così via. Ho avuto il mio primo grande litigio con uno youtuber juventino dopo la partita Inter-Juve, litigio che durò per ore intere. Quello youtuber era Dani Orgoglio Gobbo, che attualmente è uno dei miei migliori amici del web. Nel periodo invernale poi cominciai a partecipare ad un programma radio gestito dall'amministratore della pagina Facebook Cuore Giallorosso, un'esperienza molto importante che mi ha permesso di crescere molto soprattutto sotto il punto di vista della comunicazione e delle parole. Cominciai inoltre a seguire altri youtuber che trattavano i miei argomenti, per confrontarmi con loro e vedere come loro esponevano le proprie idee. Cominciai a seguire Alfreds, che nonostante sia un tifoso laziale è davvero molto simpatico, i cugini in viola, che ovviamente parlavano della Fiorentina, ed Enrico Rivalta 98, che parlava del Torino, tutti veramente molto bravi. Verso aprile accaddero 2 cose veramente importanti. La prima fu il primo incontro dal vivo con un mio fan, Technology Maximum, che venne appositamente a Gubbio per salutare me e mio cugino. La seconda fu la trasferta, si fa per dire, a Romix, dove vidi per la prima volta Sigwolf. Rimasi male vedendo che era più alto di me, ma ovviamente questa è una battuta. Pochi minuti a parlare, una bella foto e poi ognuno a fare il proprio giro. Se quel giorno è stato uno dei più belli della mia vita, questo ha certamente contribuito in parte. Di lì in poi la mia storia su YouTube è proseguita sempre meglio. Ho aperto nuove rubriche come Player of the Week, oltre il calcio, ho iniziato a fare alcuni live insieme ai miei amici e anche a fare qualche video con la mia ragazza, che insieme agli speciali reputo i più belli sul mio canale.
Dopo un lungo periodo estivo dedicato quasi esclusivamente al calciomercato, ho deciso di partecipare insieme ai miei amici ad un fantacalcio sul web. In questa occasione, oltre ai soliti, ho potuto conoscere il JK Plus, o per meglio dire Nicolò, anche se dopo la fine dell'asta mi pento di averlo conosciuto. Adesso siamo arrivati al primo anniversario, con più di 860 iscritti e 140.000 visualizzazioni totali. Ma oltre a questi risultati che fanno comunque piacere, la cosa più bella è che in questo primo anno sono riuscito a conoscere persone stupende e condividere tutto, con grande felicità. Alcuni pensano che YouTube sia soltanto una piattaforma che distoglie le persone dal mondo esterno, ma non è così. È una piattaforma che permette di condividere pensieri e stringere amicizie. Ed anche se ci sono tanti difetti da correggere, non mi pentirò mai di aver aperto il mio canale, quello ormai lontano, 12 settembre 2014. Il tempo passa, ma la passione rimane comunque forte. Tutto questo grazie a voi che mi avete dato una bella spinta per continuare ad andare avanti fino a questo risultato. Siete grandi gladiatori, grazie ancora di tutto.